Ascoltate, per quanto attiene alle altre proposte evidenziate, cioè queste che noi chiedevamo di eliminare, insomma, dal centro urbano, questi signori, rende noto che all'interno dell'eventuale revisione del piano di commercio, che è abbandonato, insomma, in qualche scrivania, su qualche tavolo dell'amministrazione, su aree pubbliche, sicuramente non potrà essere ampliata la zona già esistente di interdizione dell'ambulanza itinerante, cioè non potevano interdire ciò che noi abbiamo chiesto di interdire, essendo tale forma di commercio tutelato dalla Costituzione. Io mi sono preoccupato di andare a rileggere la Costituzione alla ricerca di un articolo, di un comma che giustificasse l'ambulante in città. Sinceramente non sto facendo veramente spettacolo, ma questo è scritto nonché da numerosissime circolari ministeriali e dottrinarie che tutelano l'esercizio di che tratta. Allora, dopo ricevuto questa cosa, io poi andai a parlare con il nuovo assessore Corrieri, che si è dimesso anche lui, e poi è arrivata l'altra quota rossa, ma insomma, non fosse mai arrivata, perché da quando sta la quota rossa, non me ne voglia la quota rossa, insomma, sta combinando quello che voi vedete, perché Corrieri perlomeno aveva cercato di tamponare l'esistente, insomma. Però purtroppo, questo l'ho detto la sera che abbiamo fatto la 6 luglio, la cosa allarmante e preoccupante è questa. Lui mi ha fatto vedere anche dei dei esplicativi di box artistici che ho chiesto a che servono. No, servono per riportare in Piazza Paradiso i signori, diciamo, che sono stati smantellati nel 92 in seguito all'omicidio Carniceo e tutto ciò che è accaduto. Io l'ho guardato e guarda, voi fatelo, però credo che in questo modo farete, cioè, questa cosa farà rivoltare una tomba già in Carnicella e tutto ciò che è accaduto in quel periodo. Perché lo smantellamento di Piazza Paradiso è un atto simbolico di quello che è accaduto in quegli anni, e questa gente che è stata poi mandata in giro per la città, sistemata in altre zone, in effetti ha avuto, come dicevo prima, un forte atto simbolico, e le istituzioni sono riuscite ad avere la meglio su questi personaggi. Io credo che in questi giorni, e questa è la preoccupazione che abbiamo, quello che sta accadendo, di occupazione della città da parte di questa gente e anche di altre situazioni tipo incendi, bombe, e che ancora non siamo riusciti a collocarle in un processo, tra virgolette, avversivo che non è. Io credo che sia un modo per tenere sotto scacco e sotto ricatto l'amministrazione affinché non si raggiunga l'obiettivo che è quello di Piazza Paradiso. Noi nel nostro piccolo abbiamo questa ipotesi, poi qualcuno ce la deve smentire, perché quello che io vi ho detto è stato riferito dall'assessore Corriere, non me lo sono inventato io. E quello che mi dite è anche che per fortuna c'è una parte di questa maggioranza che non lo vuole, se no a questo punto sarebbe già in atto il progetto, e quindi questo mi preoccupa ancora di più. Gli stessi signori, le stesse famiglie dell'operazione Reset, quelli che si dividevano, si spartivano il territorio per lo spaccio, ora si dividono la città e si combattono tra di loro per l'occupazione, semmai anche di qualche spazio in più. Io credo che sia arrivato il momento, insomma, di rizzare la schiena e rispondere ad una serie di cose. Naturalmente la prima immagine che abbiamo davanti è questa, ma dietro c'è tutto un altro scenario di degrado ormai civile, ambientale, che questa città sta mostrando, specialmente da quando c'è questa amministrazione. Su questo dobbiamo essere, dico, concordi, perché sfido chiunque a dimostrare il contrario. Le azioni dell'amministrazione comunale devono essere, diciamo, richieste in maniera perentoria. Quindi noi chiediamo anche ai partiti che sono rappresentati in Consiglio Comunale, e domani c'è, credo, una possibilità. Domani pomeriggio è stato inviato il Consiglio Comunale che è saltato lunedì scorso, e credo che i partiti debbano fare, diciamo,
sposare la nostra causa, perché noi abbiamo chiesto già da qualche settimana non solo l'attuazione di questa proposta che è provocatoria, che riguarda la modalità, ma abbiamo anche chiesto la convocazione straordinaria monotematica di un consiglio comunale aperto a modi forum, perché lo statuto lo prevede, in passato si facevano i forum, però con questi signori la democrazia partecipativa, la cittadinanza attiva non ha, diciamo, un santo pianta. Chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario, monotematico, aperto anche ai cittadini, per discutere seriamente ciò che sta accadendo in questa città. Ma non solo degli ambulanti, questa è la cosa secondo me più marginale, ma noi in questa città viviamo ogni giorno col terrore di andare nelle ore di chiusura dei supermercati, perché avviene quasi 2-3 volte alla settimana che qualche supermercato o la batteria o altri locali siano, diciamo, oggetto di rapine. È logico che questa situazione ci riporta indietro agli anni 90, perché è la stessa situazione che cominciò a delinearsi tra il 92 e il 96 a cavallo delle due operazioni antidroga aperte per primavera. Proprio la presenza di molti giovani, anche esterni a Molfetta, figuri esterni, che avevano bisogno di contante per approvvigionarsi di droga e altro, mette in moto dei meccanismi anche di questo tipo. Quindi evidentemente da qualche parte sta mancando proprio il controllo del fenomeno. Io lunedì pomeriggio ho avuto un incontro con il comandante dei carabinieri, senza appunto sapere quello che quello era successo per dopo, ma prospettavo un nostro esposto che sta per uscire. Dico, ancora una volta ci dobbiamo esporre con un esposto, cioè il gioco di parole è chiaro, ma non abbiamo altre scelte. Cioè, se questo benedetto discorso del controllo del territorio non viene fatto da chi di dovere, cioè dall'amministrazione, è logico che il cittadino deve ricorrere agli altri estremi, pur di far valere, diciamo, la convivenza civile. Faremo un dettagliato resoconto fotografico, zona per zona, nome e cognome di chi occupa, chiedendo l'intervento anche dall'esterno, perché bisogna farlo. Spero che prima che accada ciò qualcuno si muova e ci eviti un'ulteriore posizione. Cioè, noi non ci tiriamo indietro a questo, né sul mare, né a terra, cioè continuiamo a lavorare e, ripeto, non sono questi atti che ci fermeranno. È logico che ci sono tante altre cose su cui noi stiamo lavorando e potrebbe anche aver dato fastidio a qualcuno, insomma, quello che abbiamo detto nella serata del 6. In questa città ormai è diventato un punto di scambio imperante, l'usura imperante, la corruzione tra politici, imprenditori e malavitosi è diventata una regola. Ciò che noi avevamo ipotizzato nel 92, nel 94, quello che ho scritto oggi nel comunicato, ci deve far riflettere. Che in 17 anni non è successo nulla, anzi la situazione è peggiorata. E ciò che allora si ipotizzava che ci fosse, oggi è diventata concretezza, realtà, e le corruzioni ci sono. Il Liberatorio è l'unico organismo che si è costituito parte civile nei processi di voto di scambio. È logico che anche questo potrebbe essere una delle tante motivazioni, vabbè, ma voi state dappertutto, ma che noi lo vogliamo fare, perché la legge ce lo permette e noi dobbiamo farlo. Perché costituirsi parte civile di un processo vuol dire anche accedere agli atti. Accedere agli atti vuol dire anche, voi direte, ma non avete niente da fare. Io preferisco leggermi le intercettazioni telefoniche tra Pina Amato, la sua amante, e i suoi, diciamo, servi, che non leggere il romanzo, perché mi fa conoscere ancora di più questa città, il livello di collusione e di degrado in cui ci troviamo, invece che leggere